Ciao a tutti! Oggi prepareremo la mousse al pistacchio e cioccolato bianco. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono panna fresca per dolci, crema spalmabile al pistacchio, cioccolato bianco, zucchero, latte e granella di pistacchi. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. E lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Dopodiché riunire sul fondo del boccale con la spatola. Posizionare la farfalla sulle lame. Versare la panna, che deve essere messa per 45 minuti in congelatore. E la facciamo montare senza tempo e senza misurino a velocità 3,5. La panna è ben montata, trasferire in una ciotola capiente e rimuovere la farfalla. Abbiamo messo la panna momentaneamente in frigo senza lavare il boccale, mettere il cioccolato e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il latte ed azionare il bimby per 3 minuti, 50 gradi, velocità 3. Il cioccolato è sciolto, lasciamo raffreddare. Aggiungere la crema di pistacchi. Dopodiché amalgamare per 1 minuto a velocità 3. Versare nella ciotola con la panna ed amalgamare bene. Riporre in frigo per 30 minuti prima di servire. Mousse al pistacchio e cioccolato bianco. Si conserva in frigo per 2 giorni. Grazie e alla prossima ricetta!